Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Giappone TV. Oggi è venerdì, quindi facciamo la ricetta giapponese. Oggi cucinerò nasu no miso itame, le melanzane con miso. Perché oggi c'è Viviana qui? Perché? Perché chi conosce Takashi sa che non mangia le melanzane. Quindi oggi sono fortunata, mangerò io. Io posso mangiarle, solo non voglio, capito? Questa ricetta è molto facile e veloce, anche tradizionale. Quindi se volete sapere il sapore della tradizione giapponese, assaggiatela. Anche vegana questa versione. Sì, ok, okay, iniziamo. Allora, questi sono gli ingredienti: 15 g di miso, 15 g di zucchero, zenzero poco, circa 2-3 g, 15 ml di sake, 15 ml di mirin e 7 ml di salsa di soia e 2 melanzane. Adesso prepariamo. Allora, prima tagliamo le melanzane. Tagliate così. Allora, adesso cuciniamo. Usate olio, quello che volete. Io userò quello olio di sesamo. Accendiamo il fuoco. La fiamma è media. Mettete melanzane con la buccia verso basso. Amalgamiamo bene. Così le melanzane prende l'olio. Mettete la fiamma bassa. Allora, in una ciotola mettiamo tutti i condimenti: miso, zucchero, zenzero, sake, mirin, salsa di soia e mischiamo bene. Così. Allora mettiamo tutta la salsa nella padella e mischiamo bene. Allora, quando diventano abbastanza morbide, spegnete il fuoco e impiattiamo. いただきます。 No. Se vi piacciono le melanzane, assaggiate, è buonissima. Com'è il sapore? È dolce. Si sente miso? Si sente miso ed è molto dolce. Però è... Ah, perché ho messo tanto zucchero, no? Però è buono, sicuramente un sapore diverso. Vi piace, se vi piacciono le melanzane vi piacerà. Accompagnatelo con un po' di riso bianco, perché sennò così il sapore è molto forte. Invece col riso bianco che è scondito, sì, spezza un po'. Sicuramente buona combinazione con il riso bianco. Sì. I giapponesi solitamente mangiano con riso bianco, ma io no. Sì, solitamente ne mangiano massimo tre pezzetti insieme a tanti altri piattini vicino.
Anche potete mischiare con suino, carne di suino oppure peperone. Sì. Così diventerà più il piatto principale, diciamo. Sì, potete fare tante versioni come preferite, diciamo questa è quella base che trovate spesso nei ristoranti. Anche potete mettere un po' di piccante durante la cottura. Noi non l'abbiamo messo perché io non mangio piccante. Perché questa è solo per lei. Finalmente un piatto lo mangio anch'io. Ok, adesso mangia tutto. Ok, se vi è piaciuta questa ricetta mettete un like e iscrivetevi a questo canale. Anche ogni venerdì uscirà la nuova ricetta giapponese. Quindi aspettatela. Anche c'è la playlist, la lasciamo in descrizione. Grazie mille per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Hola. Hola.